Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di mastoplastica additiva Nuove Frontiere e per farlo siamo in collegamento da Milano con il dottor Umberto Napoli. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Dottor Napoli, ci dica che cos'è la mastoplastica additiva? Allora, la mastoplastica additiva è un intervento chirurgico di per sé molto semplice che consente di aumentare la dimensione del seno. Dicevo, è un intervento molto semplice perché ha una durata di circa un'oretta e ha un recupero molto veloce. Di solito, quando si decide di affrontare un intervento di questo tipo, la paziente deve compiere nel corso della visita alcune scelte e queste scelte sono poi fondamentali per poter ottenere un risultato corretto. Diciamo che di solito le scelte che deve fare sono da dove far passare questa protesi, quindi quale via d'accesso dobbiamo preferire, dobbiamo scegliere. Poi dobbiamo scegliere dove posizionare la protesi, se in una sede sottoghiandolare, in una sede sottomuscolare, e infine dovremo scegliere che tipo di protesi mettere. È un intervento molto comune, molto diffuso, che si esegue ormai da tanti anni e che garantisce un elevato grado di soddisfazione nelle pazienti che decidono di sottoporsi. Oggi, ancora oggi, la mastoplastica additiva è l'intervento maggiormente richiesto. Che cosa lo rende così speciale? Allora, quasi tutti gli interventi di chirurgia plastica sono finalizzati a riportare, a ricreare una condizione che era presente in precedenza. Faccio un esempio. Se io durante gli anni accumulo del grasso nella pancia, dovrò sottopormi ad una addominoplastica per poter tornare ad avere una pancia piatta. Oppure se accumulo il grasso nelle cosce, dovrò fare una liposuzione. L'obiettivo di questi interventi è sempre ripristinare uno stato in essere che era presente in precedenza. La mastoplastica additiva invece ha un meccanismo d'azione un po' differente, nel senso che io parto da una condizione in cui non ho un seno o un seno molto piccolino e posso avere un seno più grande, posso decidere di avere un seno. Quindi questo crea un grosso vantaggio. In etologia questo effetto è chiamato effetto supernormale. Noi banalmente lo chiamiamo effetto wow, cioè quell'effetto capace di stupire chi è vicino a noi. La forza della mastoplastica additiva inoltre è che io non solo posso scegliere di avere un seno, il mio seno, ma posso scegliere anche le caratteristiche di questo seno. Quindi posso scegliere se fare una seconda misura o una quarta misura, oppure posso scegliere se avere una protesi anatomica, quindi avere un seno molto naturale, oppure se scegliere una protesi rotonda e quindi avere un seno un pochettino più aggressivo, ecco, un po' più prorompente. Quindi la forza della mastoplastica additiva è proprio la possibilità di decidere il mio modo di essere. Dottore, e chi è la paziente che più comunemente si rivolge a lei per una mastoplastica additiva? Anche questa è una bella domanda. L'opinione pubblica di solito ritiene che le pazienti della chirurgia plastica siano delle pazienti belle, delle giovani ragazze già belle, che semplicemente vogliono essere più belle. In realtà la maggior parte delle pazienti che mi richiedono questo intervento sono delle giovani mamme, sono delle donne che hanno affrontato una gravidanza e dopo la gravidanza magari si sono dedicate ad allattare il loro piccolino per periodi di tempo più o meno lunghi, di solito vanno dai 6 mesi ai 2 anni, e sia la gravidanza che l'allattamento sono per il corpo della donna una vera e propria bomba, perché questo corpo cambia molto rapidamente. La pancia si distende rapidamente, il seno aumenta di volume, comincia a produrre latte, e poi improvvisamente, quando cessa l'allattamento, cessa tutto questo, quindi il seno si svuota e il seno diventa un po' cadente, noi in gergo diciamo ptosico, che sta proprio a indicare la caduta della posizione del capezzolo rispetto alla posizione originale.
Queste giovani mamme, per alcune, diciamo che si vede che per alcune pazienti questo non è un problema, cioè riescono a convivere facilmente con il loro nuovo ruolo di mamma e soprattutto con il nuovo corpo, col corpo che è cambiato. Altre ragazze invece non riescono a superare questo problema e diventa un problema molto grosso, diventa un problema significativo, perché mina la loro sicurezza, mina la loro autostima e crea anche delle problematiche in ambito familiare. Spesso hanno difficoltà a spogliarsi o avere dei normali rapporti con i propri partner e questo crea anche dei conflitti di coppia. Quindi spesso non riescono ad accettare questa loro nuova situazione, questo loro nuovo corpo che giustamente si è un pochino, come dire, se ne è sceso, si è svuotato e quindi è andato giù. Spesso, Certo. dottore, in televisione vediamo delle donne maggiorate con dei seni spropositati. Lei è d'accordo con questo? Questa questione è una questione molto, molto, molto delicata perché l'opinione pubblica vorrebbe che il chirurgo plastico avesse un ruolo di censore, cioè dovesse essere arbitro di quello che è bello e di quello che non lo è. Quindi danno al chirurgo plastico la responsabilità di queste pazienti che vanno in giro con questi seni prorompenti. In realtà, di solito, quello che succede è che le pazienti che entrano in studio sono delle pazienti che possiamo definire adulte vaccinate, quindi sono delle donne che hanno ben chiaro quello che vogliono per se stesse e lo fanno presente, lo spiegano in maniera molto netta, molto chiara. Il chirurgo plastico, è prima di tutto un medico, quindi deve agire, deve lavorare in scienza e coscienza, seguendo dei criteri di liceità della propria professione. E quindi quello che deve valutare non è tanto la richiesta in sé della paziente, ma deve valutare un po' le motivazioni che portano quella paziente a richiedere un seno di quelle dimensioni e deve valutare se un impianto di quel tipo lì può creare nella paziente delle problematiche. È chiaro che se io vado a scegliere delle protesi molto grandi, al di là del risultato estetico che parte dell'opinione pubblica riterrà esagerato, il problema principale è che una protesi grande genera un elevato stress nei tessuti cutanei e nei tessuti ghiandolari della paziente e a lungo andare può creare delle problematiche anche fastidiose che obbligheranno la paziente a degli interventi successivi. Quindi io di solito cerco di imporre dei limiti alle dimensioni delle protesi che le pazienti mi chiedono. Chiaramente, trattandosi sempre di una scelta molto personale, a volte questi dinieghi entrano in conflitto con le scelte della paziente. Quindi non le nego che a volte, si finisce per non fare l'intervento chirurgico perché non si trova un accordo sulla dimensione della protesi con la paziente. Ah, quindi succede anche di non essere d'accordo e alcune volte non si arriva a fare l'intervento perché tra il chirurgo e la paziente non si arriva ad un accordo proprio sulla misura del seno. Esatto, a volte hanno delle pretese, delle richieste che sono esageratamente irrealizzabili e quindi in quei casi è sempre bene porre dei paletti alla paziente, è sempre bene fermarla, soprattutto perché un obiettivo della chirurgia plastica deve essere quello di non creare il brutto. La chirurgia plastica è una chirurgia delle sensazioni. Che parte da delle sensazioni che la paziente ha e deve creare delle sensazioni migliorative. Quando non si ottiene questo, quindi quando si creano delle sensazioni peggiorative, viene meno l'efficacia di questa chirurgia e quindi, diciamo, ne viene meno il senso. Certo, dottore, sono d'accordo con lei, ma quali sono le misure che generalmente vengono più richieste e perché? Allora, in assoluto, in questo periodo storico, diciamo che la protesi, la misura di seno che viene richiesta è la terza coppa C. In passato, quando andavano di moda le maggiorate, non le nego che le richieste erano di protesi maggiori. Adesso invece si sono attestate più o meno tutte sulla terza coppa C. La motivazione di questa scelta dipende un po' da come è fatto l'essere umano. L'essere umano lavora avendo due principi cardini. Da un lato vuole avere la possibilità di distinguersi dall'altro
dalla massa. Dall'altra parte invece però ha bisogno di essere conforme all'opinione pubblica della massa, perché ovviamente viviamo in un ambito societario, quindi noi ci relazioniamo agli altri. Quindi dal punto di vista dell'identità, la paziente senza seno vuole il suo seno, proprio come in queste foto. La paziente con un seno piccolino, con i fianchi magari larghi, si sente non adeguata e decide, vuole un seno di dimensioni più elevate. Ovviamente però quando si tratta di scegliere la protesi ha paura da un lato di scegliere una protesi troppo piccola e dall'altra di scegliere una protesi troppo grande, quindi ha bisogno di essere conforme a quella che è il pensiero dell'opinione pubblica e quindi di solito anche se desiderano, vorrebbero avere una quarta, finiscono alla fine per scegliere una terza misura che è più proporzionata e più adeguata. Ecco, questo è un caso di una protesi anatomica dove appunto si è andati a realizzare una mastoplastica additiva di tipo dual plane che garantisce un risultato estetico eccezionale, soprattutto se confrontato con quello che è il nostro punto di partenza. Ecco, questo qui è il nostro punto di partenza, una ragazza molto magra, atletica, ma che ovviamente ogni volta che vestiva un costume da bagno o un certo tipo di vestiti affermava di avere un certo grado di disagio. Nel momento in cui fa l'intervento chirurgico e va a riempire questi vestiti, migliora ovviamente il proprio stato d'animo. Dottore, falsi miti. È vero che le protesi scoppiano in aereo? No, le protesi non scoppiano in aereo. L'unico caso che abbiamo rilevato di scoppio di protesi è ancora quello 20 anni fa della Carmen di Pietro, che in realtà fu lei poi a dichiararlo. Centinaia di migliaia di donne viaggiano ogni anno in aereo con i propri impianti mammari e non abbiamo notizie di esplosioni di protesi in aereo, anche perché dobbiamo considerare che tutti gli aerei sono pressurizzati, quindi la pressione all'interno della cabina dell'aereo è analoga alla pressione che noi abbiamo a casa nostra, nel nostro soggiorno. Quindi potete stare tranquilli e viaggiare serenamente che le protesi non scoppiano in aereo. Quindi dottore, lei consiglia un intervento di mastoplastica? Ma sì, certamente. Con la mia esperienza decennale posso dirvi che il grado di soddisfazione di questo intervento è altissimo. Vedo spesso entrare delle ragazze che hanno certo grado di disagio, magari hanno una bassa autostima e vi assicuro che dopo questo intervento le ragazze rimangono se stesse, non cambia il loro modo di pensare, non si trasformano, non diventano delle persone diverse, ma aumenta la propria autostima e aumenta la capacità di relazionarsi con il prossimo, di comunicare, proprio perché avendo una maggior sicurezza del loro corpo si sentono più capaci di potersi confrontare col prossimo. Quindi è un intervento sicuro, è un intervento che garantisce degli ottimi risultati, molto veloce nei tempi di recupero e quindi senz'altro ve lo consiglio. Dottor Napoli, io la ringrazio per essere stato con noi questa sera, grazie. Vi ringrazio io, arrivederci. E grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.